Il nostro viaggio per l'Italia oggi ci porta in Puglia. Questa è una terra di tanti vini rossi molto interessanti e oggi parleremo del Castel del Monte Rosso Riserva. Io sono Francesco, questo è The Wine Channel e vi presento Vigna Pedale di Cantina Torrevento. Corato, in provincia di Bari, più precisamente Contrada Pedale, è la zona di provenienza di questo vino, da cui prende anche il nome. Il Vigna Pedale appartiene alla DOCG Castel del Monte Rosso Riserva e viene prodotto dall'azienda Torrevento, che ha assunto questa denominazione nel 1989, anche se i terreni erano di proprietà della famiglia Li Antonio già dal secondo dopoguerra. Come potete vedere dalla scheda, questo vino è prodotto con 100% uve nero di Troia, l'annata in degustazione è il 2015 e la gradazione alcolica è di 13,5 gradi. L'indicazione riserva ci indica che ha fatto almeno 2 anni di invecchiamento e, come previsto dal disciplinare, almeno uno di questi è fatto in legno. Andiamo a degustarlo per conoscerlo meglio, ma prima, come sempre, un'occhiata più da vicino all'etichetta. E vediamo più da vicino la nostra etichetta, Vigna Pedale, Torrevento, Castel del Monte Rosso Riserva 2015 DOCG, etichetta su fondo bianco, bordature dorate e questo disegno in alto che appunto ha questi fori che permettono di vedere il contenuto della bottiglia stessa. Etichetta improntata alla semplicità, proprio molto semplice, però non per questo non riconoscibile, anzi è molto riconoscibile proprio perché ha queste scritte molto evidenti. Andiamo a girarla per vedere le classiche indicazioni obbligatorie di legge, dove appunto viene riportata la denominazione, l'annata 2015, il grado alcolico di 13 gradi e mezzo e il classico formato da 75. Abbiamo anche un'indicazione di una certificazione di sostenibilità ambientale. Questa cantina opera all'interno del campo, quindi in vigna, con tecniche e con logiche improntate alla sostenibilità ambientale. Anche questo aspetto green nei vini sta cominciando sempre di più ad essere messo in evidenza, soprattutto da determinate case vinicole, come se fosse comunque un plus rispetto ad altre produzioni. Direi che ci sia poco altro da aggiungere, proprio perché l'etichetta, essendo proprio improntata alla massima semplicità, non ha disegni particolari, ma sicuramente all'interno dello scaffale è immediatamente visibile e immediatamente riconoscibile. Bene, adesso passiamo come sempre alla nostra degustazione per assegnare i classici voti. E partiamo come sempre dal colore, un rosso rubino intenso con riflessi granati. Andiamo a sentirlo al naso. Note di piccoli frutti rossi come ad esempio l'amarena o la mora e una chiusura un po' più speziata sulle note del pepe e del chiodo di garofano. Andiamo a sentirlo al gusto. Una nota spiccatamente tannica, però un tannino morbido, non fastidioso. Vi è anche una punta leggera di dolcezza e anche una chiusura speziata, quindi ritroviamo sia il gusto della mora che abbiamo sentito al naso che il gusto del pepe, soprattutto in chiusura. Tutto questo rende il vino armonioso e sicuramente godibile. Dopo averlo degustato, passiamo ad assegnare i classici voti. Per la fascia di prezzo questo vino prende una bottiglia su 5, si trova in vendita fra i 9 e i 10 euro alla bottiglia ed è reperibile anche in alcuni supermercati. Per la versatilità assegno 4 bottiglie su 5, questo vino fa sicuramente la parte del leone con i piatti a base di carne, sia essa grigliata che in umido.
ve lo consiglierei anche con i risotti, sia a base di carne che ai funghi. Si abbina bene anche a formaggi stagionati e salumi. Inoltre può essere anche un vino da meditazione o da conversazione, in quanto le sue note speziate e morbide si lasciano bere anche lontano dai pasti principali, sia da solo che accompagnato con qualche stuzzichino. Sulla facilità di beva non posso che assegnare 5 bottiglie su 5. È un vino che invita a bere e che non stanca. Può essere apprezzato anche dai non esperti, in quanto equilibrato e con diverse note da ritrovare. Inoltre ha una buona predisposizione ad evolvere nel tempo e quindi andrebbe secondo me provato anche a distanza di 3-4 anni dall'imbottigliamento. Consiglio di aprirlo almeno 15-20 minuti prima dell'uso e ha una temperatura di servizio tra i 18 e i 20 gradi. Arrivando infine a giudizio complessivo e come sempre vi ricordo personale su questo vino, assegno 5 bottiglie su 5. Sicuramente ha una buona versatilità e ha degli elementi di base interessanti, anche se probabilmente presi singolarmente non sono da vino di top di gamma, ma uniti tutti insieme formano un ottimo concerto che sicuramente si sa rendere interessante. La quinta bottiglia scatta per il rapporto qualità-prezzo. Difficilmente troverete dei vini di questa qualità e questa bontà a un prezzo così interessante. Vi lascio il link al sito di Cantina Torrevento per farvi una panoramica anche sui loro altri prodotti. Bene, e anche per oggi la nostra degustazione termina qui. Se questo video vi è piaciuto, un mi piace è gradito e soprattutto condividetelo anche con i vostri amici. Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati sulle uscite dei nuovi video. Inoltre, se avete qualche dubbio o qualche domanda, fatemela qui sotto nei commenti con l'hashtag AskTheWine. Vi lascio con le mie solite 3 raccomandazioni. La prima è che i minori di 18 anni non devono bere, la seconda è che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose e la terza è che bisogna bere con moderazione ma di qualità. Ciao e alla prossima con Francesco su The Wine Channel.